Benvenuti a Corte Tosoni per il consueto appuntamento per la rubrica Il mio cane è felice in collaborazione con la Voce di Mantova. Oggi andiamo ad affrontare quella che è il terzo gruppo della categorizzazione ENCI delle razze cinofile, ovvero i terrier. Chi sono i terrier? Quando nascono e a chi questa tipologia di cane è adeguato. Questi sono gli argomenti che tratteremo oggi. Allora, per prima cosa, per terrier si definisce un insieme di razze che sono state selezionate per la caccia di quelli che sono gli animali definiti nocivi delle campagne all'epoca della Gran Bretagna, ovvero tassi, topi, volpi, animali di questo tipo. L'origine di questa razza, quanto a selezione, probabilmente deriva dai romani e nella fattispecie dalla selezione del maltese, ecco. Razza appunto che voglio ricordare nasce in Egitto e non a Malta. E, nel corso del Settecento però ci fu la grande diffusione di questa specie che di questa razza, questo gruppo di razze che si diffuse appunto principalmente nelle colonie britanniche. Ecco, carte di questa tipologia di cani. Allora, per quella che è la loro funzione e scopo, per quella che è la loro funzione e scopo, abbiamo dei cani che non sono particolarmente docili, ovvero non hanno un'attitudine di risposta al comando umano, perché il loro innato, quello che viene comunemente definito istinto, ma voglio ricordare che un istinto animale non è un riflesso tipo quello che si ha quando il dottore batte sul ginocchio, adesso ho il gomito vicino, però fondamentalmente per far capire, quello è un riflesso, è un riflesso, ok? Cioè non c'è processo mentale. Mentre per quanto riguarda gli istinti animali, preferisco utilizzare il termine innato perché c'è tutto un processo mentale che fa partire da uno stimolo una risposta. Il termine istinto non è scorretto, ma semplicemente va contestualizzato. Molto troppo spesso per istinto si definisce qualcosa, si pensa a qualcosa che non ha processo mentale, quindi è sempre bene ricordarlo. Bene. Questo cane, questa tipologia di cane, quindi lavora bene in autonomia perché il suo innato gli dice cosa deve fare e lui lo fa senza la gestione o la direzione umana. Come quanto accadeva per i guardiani degli armenti che abbiamo approfondito, insomma, tipologia di cane che abbiamo approfondito nella giornata del 13/3 sempre del corrente anno. Ecco. Questa tipologia di attività, ovvero stanare i tassi, topi, volpi, eccetera, ad allettare, richiede inevitabilmente un certo carattere, una certa presenza di spirito. Questo cosa comporta? Comporta che avremo un cane tra le mani, un cane particolarmente combattivo tra gli altri, tra interspecifici, inter e intraspecifici, ovvero sia con le persone che con gli animali, principalmente con gli animali, come andremo a vedere quando parleremo nello specifico dei terrier di tipo bull, ovvero bull terrier, Amstaff, Staffordshire, Pitbull e quant'altro. Cani che sono deliziosi per quanto riguarda nello specifico l'interazione con umani, tant'è che in America gli Amstaff vengono utilizzati principalmente, vengono anche utilizzati come cani da pet therapy, ma appunto nell'interazione con gli altri cani non andiamo molto bene. Ci sono sicuramente dei casi di tipo bull che vanno d'accordo tra di loro, ci sono colleghi che riescono a gestire de
dei banchi di interamente costituiti da queste razze, tanto di cappello, ma non è l'abitudine, non è la situazione normale. Ecco. Questo cosa comporta? E qui si va al punto focale, ovvero per chi questi cani sono adeguati. Opinione mia, non per i neofiti. Se uno vuole vivere un terrier al 100%, ovvero nel rispetto della sua vocazione di razza, bene, abbiamo un proprietario, dovremmo avere un proprietario con delle buone competenze, perché abbiamo un proprietario che deve riuscire a spiccare rispetto al contesto per riuscire a farsi ascoltare dal cane. Questo per la caratteristica di bassa docilità, ovvero il cane di per sé ha una dotazione tale per cui non è portato a rispondere al comando umano. Quindi io, umano, devo compensare. Se Maometto non va alla montagna, la montagna deve andare da Maometto perché ci sia l'incontro da qualche parte, bisogna che l'ente si muova. E in questo caso abbiamo capito che non è il cane a muoversi nei nostri confronti. Poi, appunto, come abbiamo visto, non è un cane che vada d'accordo particolarmente con gli altri cani e quindi non può essere quel cane che viene liberato nell'area di sgambamento o in un gruppo di cani nella speranza che vada tutto bene, perché facilmente le cose finiranno non bene. Ecco, quindi questo chiaramente se si vuole vivere il cane nella sua interezza. È chiaro che se io gestisco il mio cane completamente, sempre a guinzaglio, faccio la passeggiatina per fargli fare le evacuazioni, dopodiché lo porto in casa e in casa passa la sua vita sul divano, allora, vabbè, quello è una tipologia di gestione sicuramente accettata, non è sicuramente etologicamente il massimo per quanto riguarda il cane, nessun cane, ma voglio dire, questo è. E perché quindi vediamo questi cani, questa tipologia di cani tra le città, nelle famiglie, così spesso, nonostante abbiamo capito che non sia un cane adeguato a persone alle prime armi. Questo avviene per uno dei problemi principali di quello che è la cinofilia, ovvero la sua banalizzazione. Trattandosi di cani, trattandosi di animali piccoli, e quindi entro certe misure facilmente gestibili, succede che andando a precludere tutta quella che sono una serie di possibilità, di esprimersi da parte dell'animale, io umano riesco a gestire la situazione secondo quella che è la mia percezione, insomma, del corretto, e quindi mi tolgo tutta una serie di problemi non permettendo al cane di esprimersi. E quindi, ok, questo è quello che succede. Oppure per quanto riguarda i cani di tipo bull, molto spesso succede che sono più cani soggetti a effetto di moda. Questo è il decennio dei pitbull, degli Amstaff e quant'altro, e che così tanto spesso vediamo al centro per quanto riguarda appunto la relazione e i problemi di rapporto con gli altri cani. E questo per quanto riguarda l'inquadramento generale di chi sono i terrier, di chi sono i terrier. Nelle prossime puntate, specialmente nello specifico il 31 luglio, andremo a parlare dello Yak Terrier, del Parson e del Jack Russell. Mentre invece il 14 di agosto, il 14 di agosto, andremo a parlare dei cani di tipo bull, dei terrier di tipo bull, quindi Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier, Bull Terrier Miniature, l'American Staffordshire Terrier e i Pitbull, che non sono appunto considerati cani di razza,
quantomeno non taglie, e per quanto riguarda loro andremo a fare il focus in quelle date. Per oggi vi ringrazio, a presto.